La Voce 24 News. Campania News. Golfo di Policastro, Salerno. Nella notte tra sabato e domenica, sulla Bussentina si è verificato un incidente all'altezza dello svincolo di Sanza. Alla guida dell'autovettura un giovane del posto, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che fortunatamente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Sapri, al comando del capitano Francesco Fedocci. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno poi trasportarlo al Luigi Curto di Polla. Il giovane è risultato positivo all'alcol test. Vallo di Diano, Salerno. Il punto nascita dell'ospedale di Polla non è tra quelli a rischio. È ciò che il presidente De Luca ieri mattina a Sant'Arsenio ha riferito a margine della visita fatta al centro interdipartimentale di psicopatologia delle addiction Terra Futura. De Luca, nel corso dell'incontro, a cui erano presenti anche i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino, Corrado Matera e Franco Picarone e diversi amministratori del territorio, ha detto: "Non abbiamo inserito l'ospedale di Polla tra quelli a rischio per i punti nascita. Negli ultimi due anni c'è stato un aumento di nascite naturali e superato i 400 nati." Ha sottolineato che la regione sta lavorando per far partire un servizio di assistenza territoriale con l'utilizzo degli psicologi in maniera permanente ed è stata creata una rete emergenza, urgenza. È al lavoro anche per svuotare le liste d'attesa. Golfo di Policastro, Salerno. A Caselle, si è tenuto un incontro pubblico con i cittadini e gli allevatori per la problematica della peste suina africana e la recente ordinanza di macellazione dei suini per frenare la diffusione del contagio nell'area della zona infetta che riguarda anche il comune di Caselle. A illustrare le recenti disposizioni normative emanate e già in vigore, oltre al sindaco Nuzzo e l'assessore agronomo Maurizio Tancredi, sono intervenuti medici veterinari e dirigenti dell'ASL Salerno. Il sindaco al termine dell'assemblea ha confermato la massima disponibilità e il sostegno dell'amministrazione comunale in questa particolare fase. Montecorvino Rovella, Salerno. Una storia vera. Il balcone dell'amore. Storia di amore e di pace sbocciata tra i due giovani amanti di Montecorvino Rovella, a nome di Teresa e Davide, fatti risalenti tra il XIV e XV secolo con la guerra dei cento anni tra i casati da Molidede, della Contrada Ferrari, e quella dei D'Arminio della Contrada Nuvola. Ben rappresentata dai giovani attori, il tutto reso possibile grazie alla preside dell'istituto e al progetto Mise Scuola di Mise Cittadinanza Attiva Montecorvino Rovella. Su www.lavocedelmeridione.com il comunicato stampa di Vinicio Colangelo, Cittadinanza Attiva Montecorvino Rovella. Vibonati, Salerno. Il ponte del 2 giugno ha segnato un grande successo di presenze per il comune di Vibonati. Inizio d'estate con il botto. Villammare, con la sua bandiera blu, la numero 20, ha accolto l'evento Nostalgia 90, che ha richiamato un folto pubblico dall'intero comprensorio e oltre. A seguire sabato è stata traguardo della prima edizione di Corri Mare Capitello, Villammare. Il centro storico di Vibonati, dopo l'appuntamento con la cultura e la dieta mediterranea, di giovedì 1 giugno, con Cilento, terra di centenari, domenica è diventato il circuito per gli appassionati di auto e moto d'epoca, grazie al raduno di auto e moto d'epoca dell'associazione Route 39, di Teggiano. Associazione dedita alla valorizzazione delle auto storiche. Grande soddisfazione dei responsabili dell'associazione, che ha raggiunto Vibonati con circa 150 persone tra grandi e piccoli, accolti dal sindaco Manuel Borrelli e da Carmine Cardinale. Grandi e piccoli sono rimasti entusiasti dalla visita al presepe senza tempo e dagli ambienti dedicati ai bimbi, e dallo spettacolo che il centro storico ha reso con le sue ruve e viuzze ai suoi visitatori. Conclude Vincenzo Petrizzo: ottima esperienza. Pertanto per Vibonati e Villammare il preludio d'estate è stato un super successo. Calabria News. Isola Capo Rizzuto. Crotone. Giornata nazionale dello sport, ma potremmo dire giornata isolitana dello sport visti i successi ottenuti oggi dai nostri atleti in giro per l'Italia. È questo il messaggio lanciato dall'amministrazione comunale a mezzo di una nota stampa. Ecco i trionfi. Antonio Macrillo è salito sul gradino più alto del podio ai campionati nazionali di fitness e bodybuilding di Rimini.
Nel canottaggio, Sara Caterisano primo posto ai campionati assoluti Coop sul lago di Gavirate, in provincia di Varese. Isola Ambiente Apnea il titolo di campione regionale che si è svolto a Crotone. Inoltre, in settimana, aveva conquistato un bronzo a Bari e un quinto posto a Salerno. A tutti vanno i complimenti del sindaco Maria Grazia Wittenberga, dell'assessore allo sport Gaetano Muto e dell'intera amministrazione. Conclude la nota stampa. Isola è fiera di voi. Portate sempre in alto il nome del nostro territorio. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa. Calabria. Simone Alessio, di Sellia Marina, vince a 23 anni il secondo titolo mondiale della categoria 80 kg dei mondiali di Taekwondo a Baku. Le sue parole. La vittoria della medaglia d'oro ai mondiali è una felicità diversa. L'avevo già provata quando ero più giovane, avevo solo 19 anni, adesso sono più maturo con tanta esperienza alle spalle. L'ultimo periodo per me non è stato semplice, ma questo è stata una motivazione per prendermi questa rivincita. La forza di volontà, il sacrificio e l'impegno costante ripagano sempre. Dalla Calabria solo una frase. Siamo fieri di te. Bravissimo. Basilicata News. Satriano di Lucania, Potenza, in bici dalla Lucania a Parigi. È l'impresa di Massimo Pascale, 39 anni, originario del paesino della Basilicata ma residente per lavoro ad Arezzo, che ieri, lunedì 5 giugno, è partito da Satriano per affrontare una sfida che lo vedrà percorrere su due ruote ben 2000 km in 10 giorni. Sarà assistito da un camper del circolo La Fonte di Satriano e sostenuto da Fernando Donati di Arezzo. Nel viaggio in camper ci sarà anche il figlio Matteo, pronto a supportare il papà in questa incredibile impresa in bicicletta. Un'impresa, per dare forza ai sogni e per dare un contributo, anche se piccolo, a chi ha più bisogno, come i bambini dell'ospedale Mayer di Firenze, afferma Massimo. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Non bisogna fare di tutta l'erba un fascismo.